Allora, adesso Riccardo riposa un po', idratati un pochetto, Ricky, bevi qualcosa. Ma durante l'allenamento io faccio sorseggiare degli aminoacidi. Io sono un fan, come molti, penso anche molte persone, degli aminoacidi. Agli aminoacidi in workout sempre, io sempre, gli aminoacidi durante l'allenamento in polvere. E a seconda del tipo di persona, gli aminoacidi essenziali pre e post workout e durante. E gli aminoacidi in polvere. Io di solito faccio usare questo. Questa qui è la mia metodica. Esatto. Ok. Io Grande Dom, grande. Vai Ricky, fai l'ultima. Nella fase di apertura. Ma in questo caso, guarda, vai Ricky, ti rispondo te. In questo caso no. Tu dicessi nella chiusura, nella fase di apertura una big contraction, no, non serve perché non è voluta in questo caso, perché abbiamo già lavorato prima in una fase eccentrica, capito? Quindi non possiamo andare a stimolare di nuovo con l'isometrica, perché andremo troppo a bruciare, ok? Quindi, cioè, dopo troppe tecniche non vanno bene, perché già abbiamo, è un allenamento, cioè, ok, è un allenamento già molto fondato. Vai Ricky, su, spingi, spingi Ricky, bravo. È un allenamento che è basato molto, molto sulle tecniche, molto. Quindi andare ad aggiungere adesso anche un'isometria, una big contraction di 2 secondi, vedi che già Riccardo comincia un po' a cedere. Se adesso andremo a andare ancora su ad aggiungere un'altra tecnica, andremo a disattivare il petto, perché? Perché il petto non avrà più forza per spingere e andrà ad attivare gli anelli deboli. Quindi ecco, è tutto sempre calcolato, ragazzi. Come, cioè, ok, lavorare in tecnica, però neanche troppa tecnica. Perché se andate troppo a lavorare con troppe tecniche, andate a finire che bruciate il muscolo, depletate tutte le scorte di glicogeno e l'atleta è scarico, non potete più andare a connettere bene il muscolo. Quindi, ok, lavorare in tecnica, però non neanche esagerare troppo. Infatti, questo è stato l'ultimo esercizio in tecnica per Riccardo, perché ora andremo a lavorare sì, su un super slow, ok, su una tecnica super slow, subita e susseguita da delle ripetizioni in fast, quindi è proprio alla fine, è proprio la fine alla fine. Quindi ecco ragazzi, ok, lavorare in tecnica, però non bisogna neanche andare troppo oltre. Ah, ricordate anche una cosa: lavorare troppo in tecnica, dopo un po' andate a rischio anche a infortuni, a infiammazioni. Quindi è tutto contestualizzato. Quindi la cosa che adesso non vorrei è che, visto questo allenamento, molti ragazzi si improvvisano a farlo a casa per 6 mesi. Cioè, voi, ok, perché io dico che dovete fare delle periodizzazioni? La periodizzazione a cosa serve? Per dare sempre stimoli diversi al fisico. Cioè, Riccardo non si allena tutti i giorni con queste tecniche, ok? Riccardo varia ogni 5, 6 settimane, 7 settimane il suo protocollo proprio per questo. Quindi non cadete nell'informazione del web dove leggete le tecniche, dove leggete come allenarsi. Dovete essere sempre seguiti proprio per questo motivo. Perché se non c'è qualcuno che vi fa una giusta periodizzazione, voi rischiate di bruciate. Andate incontro a infiammazioni con queste tecniche. Non è che, non, questo non vuol dire che oggi Riccardo uscirà da qui con infortunio, attenzione. Però è stato tutto calcolato. Cioè il suo schema è tutto. Cioè Riccardo, ora per dirvi, adesso lui è a 5 allenamenti alla settimana, in low carb, con dei triset, quindi andiamo molto, molto, molto a menare. Addirittura possiamo, cioè, Riccardo, dopo queste 5-6. Grazie, Mattia, grazie. Ho preso il brevetto l'altro ieri su internet. Quindi, queste informazioni che do è per i brevetti che ho preso poco tempo fa, giusto, Ricky? Comunque, a parte i scherzi. Quante flessioni bisogna fare al giorno per far crescere il pettorale? No, si chiamano piegamenti. E poi, come dicevo, come sto dicendo ora, non. A scoppio, finire lo scoppio. Quello dicevo ora, ragazzi, andate a periodizzazioni. Dovete capire cosa vuole il vostro corpo. Come dicevo con Riccardo, adesso io sto spremendo molto Riccardo. Sicuramente lui avrà il cortisolo, comincia ad avere alti. Ciao Giallo, anche i livelli di cortisolo. Ma questo è proprio quello che voglio, perché subito dopo questo periodo
Adesso Riccardo lo sto stressando veramente molto, sia con dieta e allenamento. Lo sto stressando molto molto. Riccardo fra poco si comincerà a svuotare. Però è una tecnica, come dicevo, che posso fare con Riccardo perché ormai conosco e so come reagisce il suo fisico. Ora che farò? A Riccardo cercherò di spremerlo al massimo e poi dopo lo farò piano piano rimangiare con allenamenti molto Lo ricoveriamo. Esatto, facciamo diciamo, l'effetto rebound. Farò Riccardo, piano piano lo farò rilievitare. Però ora Riccardo deve soffrire. Ok, abbiamo fatto recuperato. Ciao Ross. Ultimo esercizio, come annunciato, crossover con elastici. Ragazzi, in questo periodo non tutti hanno i cavi a casa, come Riccardo, una bella home gym, però non ha i cavi. Quindi il crossover li faremo ai cavi così. Allora, adesso, come dicevo, l'ultima tecnica che useremo è in super slow. Super slow sarebbe un mix tra eccentrica e concentrica. Lavoriamo sul movimento controllato, mi raccomando ragazzi, quando lo farete con i pesi dovete controllare al massimo. Quindi bravo, allora Ricky, fai vedere 6 ripetizioni in super slow. Ecco, uno, vedete come sono lenti. Controlla bene anche la fase di eccentrica, Ricky, quella di ritorno. Bravo, 2, guardate come è controllato il movimento, lento, movimento lento. Ragazzi, nel super slow dovete lavorare maniacalmente, dovete essere lenti. Bravo. 4, 5, 6, bravo, adesso scendi lento, adesso susseguito da 6 ripetizioni fast, vai, 1, bravo, 2, 3, 4, 5 e 6, bravissimo, bravissimo. E qui andiamo proprio a depletare le ultime scorte glicolitiche in Riccardo, che ormai Riccardo ha quei 40, ha quei 20 carboidrati al giorno, i muscoli ormai sono belli depletati. E quindi quali scorte, Massimo? Vieni solo Apollo e acqua. Ormai Riccardo sta solo Apollo, giusto? Quindi ragazzi, quando ricercate tanti un po' di tempo fa, un ragazzo mi ha detto: Massimo, complimenti a tutti i ragazzi belli duri, granitici, belli qualitativi. Perché? Perché io cerco molta qualità nei miei atleti. Quindi sì, una buona massa ci deve essere, però cerco di lavorare sulla qualità e pienezza, ipertrofia nello stesso tempo. Non è facile perché richiede un percorso più lungo, però ovviamente darà bei risultati. Come vedete Riccardo, nonostante è in quarantena e tutto, comunque è sempre duro, mantiene sempre bella qualità come molti altri ragazzi. Tende a lavorare anche un po' la spalla frontale. Allora, fatto con l'elastico un po' potrebbe attivarla. Guarda Ricky, la presa mettila orizzontale, allora lavori, attivi meglio il petto, gira un po' il polso, capito? No, inversa. Bravo, così. No, adesso mettila, esatto. Vai. Più orizzontale la presa, Ricky. Intraruota l'avambraccio, intraruota, verso dentro, Ricky. Verso dentro. No. Gira ancora. Bravo, così, esatto. Per chi ha elastici, ragazzi, fate questa intrarotazione. Bravo, così attivate meglio ancora il pettorale. Ovviamente i cavi non sono, cioè scusa, gli elastici non sono come i cavi, perché sembra una cavola, ma il punto da dove parte fa molto la differenza, perché come vedete il fulcro di Riccardo è proprio lì. Bravo Ricky, 2, 3, fast, bravo. Quindi vedete a casa, allora esatto, vaso 27, guarda, ti rispondo, esatto, cioè ti continuo a dire, né altro errore, come vedete Riccardo, perché adesso ho trascurato un attimo la posizione di Riccardo, come Riccardo è molto bravo nell'esecuzione, ma non lo dico perché è un mio cliente, però Riccardo è molto bravo, come avete visto, allora, nei cavi, qual è l'errore comune nei cavi? Tutti che fate? Caricate tanto? Ok? Allora mettete i trapezi, soprattutto Ricky, sai cosa è l'errore? Che andate su con i trapezi, alzate tutti i trapezi, quindi disattivate il pettorale ma andate ad attivare i trapezi e fate questo e così lavorerete la spalla, perché attivate il trapezio, ok? Gomiti, soprattutto vedete Riccardo come estende bene il braccio, ha una buona estensione. Invece l'errore comune qual è? Mettere i gomiti così, piegati, ok? Con i gomiti a 90 gradi, andare su di trapezio e spingere. No. Guardate bene Riccardo e fa. Voi quando volete un bel pettorale dovete allungare bene le braccia. Non dico proprio massima estensione, però
Ok, con una minima flessione. Ok, e soprattutto nell'ultima fase allungate. Magari nella fase di ritorno ci sta che un po' aumentate, chiudete un po' l'angolo, ma poco poco dovete chiudere l'angolo. Ma nella fase proprio finale allungate bene il petto. Se volete sfibrare, soprattutto continuare ad attivare bene il pettorale, allungate, allungate. Non fate l'errore di caricare tanto e chiudere i gomiti. Allungate questi gomiti e soprattutto guardate bene Riccardo. Come tiene il petto in fuori quando vedete, oh bravo Ricky, guarda com'è il petto in fuori. Voi quando fate i croci, soprattutto le croci dai cavi bassi, il crossover, tenete il petto in fuori. Guardate Riccardo, Ricky un po' più lento il super slow, è un po' più lento, un po' più lento. Esatto, rallenta, bravo. Guardate com'è il petto in fuori. L'errore che fanno molte persone è caricare tanto e fate quasi i bicipiti facendo quell'azione obriosa, proprio. Quando fate così, che dove, se mettete dei pugni in faccia, invece guardate Riccardo come allunga bene le braccia e tiene il petto in fuori. Il petto quasi deve arrivare col mento, sopra il mento, sotto il mento deve arrivare. Ecco la giusta esecuzione del crossover. Perché l'errore comune l'ho detto prima. Bravissimo, Ricky. Adesso Ok. abbiamo fatto due serie, Ricky. Tre Tre. serie, ok. Adesso andiamo a fare l'ultima. Ok. Adesso recupera un po', come avete visto Riccardo, durante l'allenamento si sta idratando, cosa che non fanno molte persone. Mi raccomando, l'idratazione. L'acqua è un trasportatore, quindi idratatevi bene, sempre. Io in genere Tre, sono su 1 litro d'acqua, in quattro. genere. Esatto, bravissimo. Durante l'allenamento, ragazzi, dovete andare dal mezzo litro a 1 litro d'acqua, ok? Perché dopo secondo l'allenamento che fate. Comunque bevete, bevete, male non va, più brutta, urinate. Non pensate a quelle persone che dicono se bevo troppo mi gonfio. No, non succede niente. Bere fa solo che bene. Sto bevo pure io mentre guardo Ricky. Ok, allora Ricky, ultima serie. Mi raccomando, controlla bene la fase in super slow, Ricky. Controlla bene. Bravo, un po' più controllata la fase, soprattutto concentrica, Ricky, la concentrica. Bravo, controlla, esatto, ragazzi, perché anche quando io vi metto il super slow vedo tante volte accelerare troppo la concentrica, non vi distraete, rimanete concentrati. Connessione mente-muscolo, che ieri penso ha parlato Ricky. Esatto. Voi, allora, voi mi raccomando, anche se siete stanchi, levate i pensieri, concentratevi sui movimenti. Quindi, bravo Ricky. Oh, esatto, adesso, esatto, l'ultima sei veloci, bravo Ricky. Quindi abbiamo fatto 6 in super slow e 6, eccolo il chaps, grande chaps, e 6 veloci. Ecco, mi raccomando, durante l'allenamento, come avete visto, Riccardo non ha sbagliato un movimento, ma non perché Riccardo è perfetto, ma perché Riccardo ha una buona concentrazione. E Riccardo è molto concentrato. Quando si allena, quindi ragazzi, levate gli smartphone, levate le chiacchiere, perché sembra una cavolata, ma anche allungare i minuti di recupero, perché state facendo la chiacchiera, già voi vi sconnettete. Voi non siete più connessi all'allenamento. Quando voi vi perdete in chiacchiere, che tanto è successo anche a me, è successo che mentre mi allenavo parli con uno, parlo con un altro, cavolo, sono passati 5 minuti e già lì non avete più una buona connessione mente-muscolo. Come avete visto, Riccardo ha sempre seguito tutto alla perfezione, giusto, tutti i movimenti controllati. Mi raccomando, ragazzi, controllate i movimenti, non distraetevi e quando vi allenate, allenatevi per bene. Avete visto, l'allenamento è durato 50 minuti, 48 minuti, 50 minuti è durato l'allenamento. Non serve allenarsi 1 ora e mezza, 2 ore, 3 ore, 4 ore. Anche chi fa, io vedo tante persone che soprattutto sbagliano perché si allenano troppo. Quindi magari se contestualizzato nella giusta maniera potete allenarvi in un determinato periodo, 1 ora e mezza, 2 ore, 3 ore. Ma non sentite quelli che vi dicono, se vi allenate poco non vi state allenando. No, se l'allenamento è fatto bene, Intensità c'è da guardare. ecco, esatto, l'allenamento deve essere intensità. Allenamento è sinonimo, io nei miei protocolli l'allenamento è sinonimo di intensità. Quindi allenatevi forte, spingete e soprattutto non distraetevi. Quando vi allenate, vi allenate. Abbiamo fatto un allenamento in 50 minuti, bello intenso. Esatto. E sarebbe rimasto, forse potevamo fare un altro esercizio ancora per il petto, però oggi è una dimostrazione. Di solito, ecco, 5 esercizi li fa sempre. Però quando vedo quelle schede, cioè voi anche se siete in preparazione, io vedo tante persone sbagliano anche quando sono in preparazione, che pensano che essendo in preparazione potete spingere ancora di più. No. A seconda sempre della grammatura della preparazione, però anche lì non credete che siete immortali, che siete invincibili, che il cortisolo non arrivi, che non si alzi il valore del cortisolo, perché voi dovete tenere in mente molto i valori del cortisolo. Ok, non è proprio del tutto nostro nemico, però
molte volte quando voi vedete quell'aspetto che siete in definizione acquosi, che siete molti pieni di ritenzioni idriche, che siete bassi di calorie, vi allenate, vi allenate, vi allenate, avete valori corsivo alle stelle. E quindi non vi tirerete mai, non avrete neanche nessun progresso, anzi solo regressi. Al nostro allenamento è terminato. Il nostro allenamento è terminato. Come avevo detto, è solo una dimostrazione, una cinquantina di minuti di workout. Basato molto sulle tecniche. Esatto. Mi raccomando, non fate come tante persone che anche in direct scherzando mi hanno scritto: ok, io Massi sarò con penna e taccuino a puntarmi tutto. Ok, io sono contento per chi ha voluto prendere ispirazione a questo allenamento, ma è tutto da contestualizzare in base al soggetto, in base a chi siete. Quindi non fate tutta l'erba un fascio. Adesso mi dite, ma con questo allenamento ci si allena Riccardo Petri, allora pure io ti andavo come Riccardo Petri. No, perché Riccardo Petri fa, cioè questo qui è il 10% di tutto quello che fa, cioè, ok, di tutta la preparazione che c'è dietro, tutto il percorso. Oggi abbiamo fatto vedere un 10% della nostra programmazione. Quindi ragazzi, ricordate sempre che per avere un bel fisico non basta informarsi sul web o informarsi in giro, ma dovete essere seguiti sempre da uno specialista serio. È un lavoro a lungo termine avere un bel fisico. Esatto. Da qui inizi 1, 2 anni, 3 anni, 6 mesi sono sempre troppo pochi. Esatto, bravo Ricky. Adesso Ricky, di un po' le sensazioni di questo allenamento, non so come ti sei trovato. Anche se sei con me, se ti ha fatto schifo l'allenamento, lo puoi dire a Ricky, anche No, se sei no, con no, me. è stato perché a loro gli allenamenti basati molto sulle tecniche e sui carichi pesanti. Oggi i carichi non sono stati elevatissimi. Quello che posso dire, quando vi allenate, concentratevi molto sullo stimolo. Dovete proprio sentire una sensazione di bruciore e dolore È arrivato lo spotter! È circondare. arrivato lo Cioè, ti spotter! fa spot su quel che metto sulle storie su Instagram. Io in genere cerco di isolare sempre ogni gruppo muscolare il più possibile. Se sentite lo sforzo concentrato solo su quel distretto, state lavorando bene. Se è generalizzato, già avete da migliorare. Io agli inizi sulla panca piana, le spinte, le croci, coinvolgevo molto la spalla. Ma se all'inizio ho detto, magari avete il petto in dentro, una cattiva genetica, ragazzi, io ho una clavicola rotta, quindi che purtroppo mi sposta indietro tutta la zona destra. Nonostante questo deficit, mi sono concentrato negli anni per cercare di equiparare il più possibile la cosa. Quindi non tirate in gioco escuse come la genetica o altri fattori. Concentratevi sugli stimoli che anche se avete degli scompensi potete assolutamente correggerli. Bravo Ricky. Ok. Quando ci resta, Massimo? Allora, guarda, siamo a 52 minuti, abbiamo 5 minuti, 6 minuti finali. Ecco, arriva pure Luca Sbabbo, eccolo, Luca, oh eccolo qua. Luca, ciao. Prossimo workout pure con Luca, facciamo, Certo. cazzarola. Comunque, ecco, quello che ha detto adesso Riccardo, ragazzi, concordo pienamente con quello che vi dicevo pure io prima. Mi raccomando, connettetevi, connessione mente-muscolo. Quindi, quando sentite che il muscolo non è buono, non viene attivato, che sentite, cioè, se voi fate il pettorale e sentite la spalla, vuol dire che avete già sbagliato durante l'attivazione. Quindi ecco Esatto. che vi dico, lavorate bene sui primi 10 minuti di allenamento, come abbiamo fatto noi, abbiamo attivato bene il pettorale e poi abbiamo iniziato a lavorare. Io il consiglio che mi sento di dire, come ho detto io anche prima, non fa, per chi vuole fare sala pesi e vuole farla fatta bene, evitate grosse sessioni di cardio pre-workout, Esatto, perché quindi andate a quattro svuotare il glicogeno intramuscolare e quindi quel glicogeno non verrà più sfruttato per l'allenamento. Ecco, quindi evitate di fare 10 minuti, un quarto d'ora di camminata veloce. No, no e no. Ok, Fate. magari a fine allenamento potrei dire, Esatto, molto allenamento, 10 minuti, potete anche farli di defaticamento o a seconda della sessione che siete. Poi lo parleremo anche del cardio un giorno, se no si crea un'altra finestra. Cioè, che sono un grande fan del cardio, non ne parleremo. Riccardo Merluzzo e cardio. L'ultima gara era Merluzzo e cardio e basta, alle 5 e mezza. Esatto. Ah, Righi, io penso abbiamo detto quasi tutto, abbiamo detto tutto. Spero che sia E stato. ricordiamo che, spero che vi sia piaciuto l'allenamento. E ricordiamo a tutte le persone che Riccardo ora a casa monterà per bene il video. Sarà un video molto riduttivo dove vedrete solo le fasi di allenamento, quelle diciamo principali,
quindi una serie di panca, una serie di inclinata, di croci e crossover. Almeno Ha per chi avuto ha piacere di esatto. vederlo, esatto, lo può vedere tranquillamente. Quindi da Tolentino e Ancona è tutto. Onesti. Un Ci saluto ragazzi, è vediamo stato un piacere. nella prossima diretta. Per chiunque voglia magari affrontare delle tematiche, ci può scrivere in questi giorni in direct, che noi prendiamo ispirazione. E faremo altri video, quindi se volete scrivete in direct, no problem. Va bene, Ma sì, io non vedo l'ora di tornare in studio, eh? vai, facciamo un mega check, facciamo. Che ce lo vuole. Grande Ok, va Ricky. bene, Max, io ti saluto, sistemo tutta la audio. Esatto, rimettere tutto a posto Sì. e ci sentiamo per la prossima diretta. Ok, va bene, io sono da tutti, Ok. ragazzi, chi c'è stato? Ciao a Spero tutti che ragazzi, grazie dell'ascolto. ci vediamo. Ciao. Ciao.